Sono Raffaella Rivi, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università Ca' Foscari di Venezia. La mia ricerca, finanziata dal Fondo Sociale Europeo, rientra nel progetto TRI, Teatro, Ricerca e Innovazione nella Scena Digitale, che coinvolge 5 assegnisti e 3 atenei. Nello specifico, io mi sono occupata di realizzare una mappatura delle compagnie teatrali del territorio Veneto che utilizzano le nuove tecnologie, nella loro produzione, e con specifico riferimento agli anni 2015 e 2017. Quindi, accanto a questo, ho affiancato la compagnia Pattern di progetto Top Teatri di Padova, che assieme al Fab Lab di Castelfranco Veneto ha messo a punto un prototipo di tuta elettronica per interagire con un braccio robotico della Cuca. Ho individuato 15 compagnie con le quali ho realizzato una serie di interviste. Da qui ho definito 4 possibili categorie: tecnologia come soluzione da esplorare, tecnologia come strumento di supporto e amplificazione del linguaggio teatrale, tecnologia come artefatto da manipolare, sfidare o decostruire, tecnologia come un fenomeno sociale su cui riflettere. Io sono Annacola Figlio, assegnista di ricerca nell'Università Ca' Foscari all'interno del progetto Teatro, Ricerca e Innovazione alla Scena Digitale, finanziato dal Fondo Sociale Europeo. E il mio progetto di ricerca analizza l'uso della tecnologia all'interno del teatro musicale ed è stato realizzato in partenariato con l'azienda SID. E l'azienda SID si occupa di tecnologie applicate allo spettacolo dal vivo, in particolare dal punto di vista della fonica e della spazializzazione del suono. E con SID ho lavorato al progetto Il Performer e la Semantica del Gesto, un laboratorio che ha coinvolto le classi di musica elettronica del Conservatorio di Vicenza e che si è svolto in maggio presso la Fondazione Giorgio Cini. E nel corso di questo laboratorio abbiamo lavorato alla duplice forma di alter ego immateriale dell'interprete, quindi dell'attore e del danzatore, che diventano da un lato avatar digitali e dall'altro lato diventano motori, diciamo, di una sonificazione del gesto, quindi una partitura musicale che si produce a partire dal loro movimento. Questo è avvenuto utilizzando la tecnologia motion capture, cioè una tecnologia che permette di catturare il movimento del performer e trasformarlo in dati leggibili da un computer. Dalla ricerca è risultato che queste tecniche di cattura del movimento hanno cambiato radicalmente l'approccio dell'attore e del danzatore alla scena. E il fatto di generare il proprio doppio attraverso la tecnologia pone una serie di vincoli all'attore che condizionano la sua performance profondamente. E l'interazione fra il mondo del performer e dei registi teatrali e quella dei programmatori e degli artisti digitali è un'interazione fondamentale ma molto spesso complicata, perché si parlano dei linguaggi assolutamente diversissimi e è un dibattito tuttavia difficoltoso ma assolutamente necessario e indispensabile, perché solo un dialogo stretto fra queste diverse professionalità e diversi ambiti di indagine e una comprensione quindi degli ambiti di indagine altrui può portare a dei risvolti innovativi non solo nello spettacolo dal vivo ma anche in tanti altri settori disciplinari.